Luca? Sono io. Babbo Natale. Come Babbo Natale? Babbo! Cosa vuole Babbo Natale? Mamma mia, pure Natale arriva Babbo Natale, beh ci sta. No, ma scusami, ma Babbo Natale arriva con un ram pazzesco? Un po' il Doge in realtà. Guarda, le rene erano finite, le ho cercate, ma super esaurite. Ma io non mi sono comportato molto bene quest'anno però, Infatti le scatole vuote, sono il carbone. E per la prima volta devo dire di essere felice di avere anche il carbone, Anche il carbone che di solito viene portato a chi non si comporta bene. Che cos'è che c'è qua dentro? Il Kamado Joe. Ma che meraviglia, grazie babbo. Rosso, tutto rosso. Vabbè, allora io direi che c'è anche l'elfo, è vestito da Elton John. Ciao ragazzi. Ecco, bello vero. Bella felpa tra l'altro, bravo. La sacco di carbone perché sei stato un ragazzaccio di quelli cattivi. Allora io ci sto e allora adesso ce lo portiamo su e poi andiamo a vedere che cosa c'è dentro questo scatolone meraviglioso. Grazie babbo. Allora babbo se n'è andato e non ritorna più. Allora non ci rimane che aprirlo questo scatolotto. Proviamo ad aprire, vediamo un po' se è difficile. Io credo di no, però non si sa mai. Al momento è facile. Io lo so, potevo tirare su anche quello. Mi piace rendermi difficile la vita. Anello sottostante, anello sovrastante, deflettore, quindi kit per la cottura in diretta e ovviamente sotto c'è la griglia che è in acciaio inossidabile. Poi qui andremo a far poggiare la nostra brace dentro appunto al nostro Kamado Joe. Grill gripper, vale a dire una pinza che mi consente di alzare e spostare agilmente la mia griglia di acciaio inossidabile e poi ovviamente questo che è l'utensile per spostare un po' la cenere ma anche i ciocchi di carbone e poi la ventola di uscita. Vi siete resi conto, vi sarete anzi resi conto che somiglia al Kamado Joe, al Kamado Bono Minimo. Il Kamado Joe è non tanto un'evoluzione quanto una possibilità in più che ci viene data da BBQ Lab. Nel 2021 Kamado Joe arriverà ufficialmente, tra virgolette, in Italia e tutta la gamma sarà disponibile al BBQ Lab. Noi adesso andiamo a vedere le prestazioni ma finiamo soprattutto di montarlo. Fissato e impostato il nostro nuovo Kamado Joe. Dobbiamo soltanto mettere le pezzettine all'interno. L'anello inferiore, come ci dicevamo poc'anzi. Ed ecco l'ultima pezza. Fatto, pronti ad accendere. Sono. Cresce moltissimo. Bel pienone. Allora, è passata un'ora e non ho avuto il minimo problema a tenere la temperatura intorno ai 140 gradi. Ovviamente quando l'ho acceso, almeno inizialmente, è salito molto e mi ha stupito in quanto poco tempo è riuscito a salire, perché in meno di 10 minuti è andato ai 250 gradi. Merito sicuramente anche del carbone, ma sembra proprio ben coibentato questo Kamado Joe, semplicemente perché poi cosa ho fatto? Ho chiuso le ventole d'ingresso e di uscita,
e la temperatura è scesa di 50 gradi in un minuto e mezzo. Molto bene. Un po', ma lo devo ancora verificare, come un barbecue grosso verde che avete visto in questi mesi sul terrazzo. Adesso che cosa faccio? Vado a dare una controllatina dentro e vedo che non si è ancora acceso del tutto il carbone, proprio perché la combustione è molto lenta, intorno ai 140 gradi. Allora cosa faccio? Apro tutto e vediamo in quanto tempo va su con il carbone, che adesso avrà bisogno di aria, quindi anzi lo apro un attimo. Allora, sono passati soltanto 3 minuti e ho preso già 50 gradi in aumento. Guardate cosa sta succedendo all'interno. Devo dire che rispetto ad altri Kamado che ho utilizzato, mi piace molto la maniglia di plastica, quindi non conduce il calore. Ovviamente la ventola di uscita rimane, diciamo che rimane in ghisa, quindi inevitabilmente un po' si scalda, ma non è che dovete giocarci come giocate col Game Boy. Non male, non male la chiave di lettura del termometro, che riporta affumicatura fino a 140, barbecue roasting fino a 290. Ovviamente scala anche in Fahrenheit oltre che in Celsius, e poi steakhousing dai 2,90 fino all'inferno. Continua a alzarsi, ragazzi, sto parlando da un minuto, ha preso altri 30 gradi, quindi ha fatto più 100 in 4 minuti e mezzo, diciamo in 5 minuti, dai, per essere seri. Io sono convinto che qui andiamo su all'infinito, anche perché guardate dentro, si sta accendendo bene tutto il carbone che ho, tutto il carbone che ho, e sto facendo una bella combustione. Mi sta intrigando questo Kamado Joe, poi voglio provarne la versatilità. Aspetto che raggiunga i 300 e facciamo una stima di tempo, per cui avrò preso 160 gradi, vedremo in quanto, poi chiuderò tutto e voglio vedere in quanto riesco ad abbassarlo e quanto è poi facile stabilizzarlo. Non ho fatto in tempo a voltarmi per fare un'altra ricetta e sono già a 320 gradi. In 6 minuti siamo passati da 140 a 320. Adesso cosa faccio? Chiudo tutto, voglio vedere in quanto si abbassa, e faccio partire anche il cronometro. Ok, qui è chiuso anche sopra, faccio partire il cronometro, è a 330 e adesso lo faccio andare. Non sto credendo a quello che vedo. Sapete perché? Ok, in un minuto e mezzo è arrivato a 260 gradi. Adesso vediamo quanto ci mette, quanto impiega a perdere gli ultimi 10 gradi di temperatura. Ragazzi, io direi che in due minuti ha perso 90 gradi, perché è arrivato a 250. Adesso il gioco invece è provare a stabilizzarlo. Lo faccio scendere ancora un po' e provo a stabilizzarlo intorno ai 200. Ho zoomato perché voglio farvi vedere bene la temperatura di Junior. Junior che è sparato sui 200, ragazzi, da ormai un quarto d'ora, con una minima apertura delle bocchette, delle ventole di ingresso e delle ventole di uscita. Veramente interessante. Direi che questa prima prova è superata. Ammazza i pollicioni cicciotto. Voglio essere sincero, il video di Natale me lo aspettavo esattamente così, con la prova di qualcosa di nuovo e anche con un'introduzione pazzesca che siamo riusciti a realizzare grazie a Paolo, Babbo Natale, e grazie all'elfo Elton John, Andrea di BBQ Lab. Abbiamo provato il nuovo Kamado Joe Junior e vi ricordo che sarà in rosa nella batteria di BBQ Lab e che Kamado Joe arriverà in Italia definitivamente e ufficialmente a partire dal 2021, quindi tra pochi giorni a BBQ Lab troverete tutto quello che vi serve. Facilissimo gestirlo, la parte finale mi ha stupito francamente perché non credevo. Sale in un secondo, tiene in un secondo e soprattutto scende anche poi nella parte più bassa, perché ovviamente passare da 330 a 250 non è difficilissimissimissimissimo, anche se alcuni Kamado stentano, Però devo dire che poi è anche portato da 250 a 200 e oltretutto da 200 a 160, sempre tenuto livellato, è andato veramente veramente un gran bene. Quindi io sono molto contento e non vedo l'ora di provare a fare qualche ricetta con questo Kamado Joe Junior. Ci sarà il brisket? Non lo so, però si può fare. Si possono fare piccoli brisket, le bistecche, secondo me le bistecche è tanta roba. Mi piace molto la componentistica, se così si può dire, rubando un termine alle auto, perché devo dire che sembra molto molto solido e in generale dà tutta l'impressione di essere capace di aiutarti nelle sfide più complicate.
searing, ma non solo, soprattutto roasting, quindi anche smoking, insomma tutti i vocaboli inglesi un po' noiosi a Natale, dai. Ragazzi, in chiusura vi ricordo anche a Natale i nostri contatti, luca@bbcool.it, diana@bbcool.it, e poi come sempre il board on sebbcooler su Instagram, oltre ai canali Telegram e ai canali Amazon. In chiusurissima potete cliccare qui, soltanto cliccando qui e usando la campanella resterete in contatto con tutte le nostre nuove pubblicazioni, e poi qui sotto se volete vedervi un altro video, se non avete abbastanza di cibo in questo santo Natale. Io vi auguro ancora un sereno fine 2020 e ci vediamo già dopodomani.